라이온 씨, 에스카노르 선수. Bella a tutti ragazzi, qui Vedata Channel con la recensione del capitolo 69 di Four Nights of the Apocalypse. Sì, per ora stanno arrivando solo questi video, stanno rendendo poco, lo sappiamo benissimo, però ho solo lunedì libero. Ho solo i turni di sera, la mattina c'è da riposare per quando si riesce, per quando non si hanno impegni, quindi il tempo che rimane è il tempo con cui si fa il video. Che, spoiler, l'avete capito ormai, è poco. Ma tornando a Four Nights abbiamo una pessima notizia. Uno è stato rimosso da Crunchyroll, due lascerà Azuki, l'altra piattaforma di Simulpub, e tre probabilmente non arriverà nemmeno su Amazon con il suo Comixology che ormai è integrato in Amazon, perché il publisher ha detto, beh, non fate più il Simulpub. Le teorie sono due: non vende abbastanza fuori dal Giappone, e strano perché comunque va molto Seven Deadly Sins o comunque la roba di Nakaba in generale. Secondo, una possibile pubblicazione su Manga Plus, anche se è un po' strano visto che è di Kodansha e Manga Plus di Shueisha. Non che non abbiano collaborato in precedenza, però sarebbe un po' strano. Quindi dal capitolo 67 in poi, compreso questo e il precedente, ci siamo arrangiati con delle fan translation, che sì, sono effettivamente scan illegali. Per leggerlo nella propria lingua o in inglese, comunque, si deve andare di queste. È l'unica opzione se vogliamo portare di nuovo Four Nights. L'unica è letteralmente comprarsi i volumetti fisici o i capitoli singoli dal Giappone. Questo è l'unico modo che c'è per supportare ufficialmente questa serie ora. E aggiungo anche un'altra parentesi. Leggere le scan illegali, comunque scan online, ci sono i metodi per leggere legalmente e illegalmente. La cosa è supportare la release ufficiale una volta che esce e non stare solo nell'illegale, perché finché si legge da Manga Plus, che è ufficiale, esce settimanalmente, tu lo segui, lì non è che stai facendo effettivamente un torto, te lo danno gratuito, basta essere costante nell'ambito legale. Le robe perdute invece, o comunque appunto non pubblicate come in questo caso, non c'è altro metodo. Chainsaw Man parte 2, che è appena uscito, si legge da Manga Plus, ci sono i capitoli settimanali, si legge lì, poi quando esce il volume o te lo compri o non te lo compri, però l'hai letto dall'ufficiale. Che poi adesso su Manga Plus ci sono serie che passano dal 2022 al 2023, tutte disponibili, e un capitolo è leggibile una volta sola. Quello è stracomodo, infatti c'è qualche serie da recuperare. E sono tutte le serie in corso, quindi se volete recuperarvi tipo One Piece, come probabilmente farò, c'è su Manga Plus, gratuito, ufficiale, legale. Per Four Nights, tornando per l'ultima volta in questo discorso, prendete la release italiana, quando esce, il prossimo volume è agosto e basta. Se ritorna invece il Simulpub qualcosa e volete leggerlo online, vi avviseremo, perché ci siamo abbastanza dietro. Ve lo diciamo perché semplicemente quello che stiamo portando adesso è in scan fan translate. Fine. Per essere chiari, limpidi con voi. E detto questo, possiamo cominciare con la recensione del capitolo 69. Dopo la battaglia con Galand e Melascula, Percival si esalta per l'enorme potenza di Tristan, anche se il principe quasi lo disgusta mostrarla al pubblico per qualche ragione. Nonostante ciò, il nostro protagonista viene mandato ai pazzi dalla tecnica, chiedendo poi a Gawain cosa ne pensi a riguardo. La ragazza è palesemente infastidita con il suo enorme broncio, turbata dopo aver scoperto dei poteri demoniaci di Tristan. Lo stesso principe le disse di essere la più forte, quella invincibile e potente del gruppo, ma dopo quella dimostrazione crede sia proprio lui il più forte e che abbia mentito solo per avvicinarla, per farla stare con loro. Percival si prende nuovamente botte per aver commentato troppo la scena, mentre il principe rigira la frittata affermando alla maestra del sole di poter utilizzare quella forma temporaneamente e non sia molto adatta nei combattimenti longevi, rendendola di nuovo la più forte in qualche modo. Nel frattempo, il gruppo di Percival riesce a riunirsi a lui, stupiti dal violento scontro appena avvenuto e preoccupati per le sue condizioni, in particolare Nasiens, che gli salta addosso per controllare la presenza di ferite gravi, tagli o qualsiasi cosa gli venga in mente. Tristan spiega la situazione a tutti, rivelando come abbiano combattuto con due dei 10 comandamenti resuscitati e come fossero sotto l'ordine del caos di Arthur, ridotti a misere pedine e controllati da quest'ultimo. Pelio, arrivato poco dopo e ancora turbato dalla manovra esagerata del re del caos, ringrazia infinitamente i quattro dell'Apocalisse, definendoli gli eroi di Liones, e chiede a loro di proteggere l'intera Britannia, poiché gli unici capaci di farlo e profetizzati per compiere quest'atto. I cavalieri offrono servigi al quartetto, cosa che esalta più Donny nel sentire che possono dare ordini ad un intero plotone, pur non essendo parte di quella scelta ristretta. Anne è contenta nel sentire che Percival abbia superato le sue aspettative, seppur ormai sia lontano rispetto a loro in potenza e importanza.
Tutti vogliono festeggiare per la vittoria, in particolare Gawain, che vorrebbe un intero barile di budino, convincendo anche Percival e Tristan, non prima però di essersi sistemati un minimo. Lancelot sono sicuri sia andato verso il castello per la sua faccenda personale, ma anche loro non hanno finito. Dalle macerie lasciate nel combattimento precedente spunta una figura aberrante, una fusione forzata di Galand e Melascula creata da uno dei bastoni del caos. Un design grottesco il giusto che non lascia trasparire alcunché di umano, bensì un agglomerato di caratteristiche dei due ex comandamenti. L'unica cosa definibile ancora umana sono giusto le gambe, ma dal bacino in su è una massa di metallo, carne e caos. Con la testa di Galand a fare da petto, sul fianco il volto di Melascula e in cima una serie di mani e il corpo minuto della donna, con però la testa di serpente. I tre cavalieri della profezia partono all'attacco contro la creatura senza esitare, con una combo che però non riesce a scalfire la nuova minaccia. La spada di Gawain viene persino afferrata dalla parte di Melascula, la quale è riuscita a modificare il lancio di teleport e cambiarne la destinazione, annullandolo completamente. Ci spostiamo al castello di Lyonnes, più precisamente nelle prigioni, dove ritroviamo Jade e Kion a discutere sull'atteggiamento di quest'ultimo, sospettato di alto tradimento per aver avventato alla vita di un loro alleato e cavaliere dell'Apocalisse. Anche se sono amici d'infanzia, la situazione è troppo grave per tirarlo fuori da quel casino. Qua vediamo il vero aspetto e atteggiamento di Kion. Meno sospetto del solito, con affermazioni sincere, vista la situazione. Voleva proteggere il loro capitano Tristan a tutti i costi, anche mettendo a repentaglio la sua reputazione di cavaliere sacro. Lui riesce a vedere solo lo scenario peggiore degli eventi, e pensando costantemente in negativo, bisogna abbassare il rischio che il peggio accada, per l'incolumità dello stesso principe. Lo rivedremo dopo nelle constatazioni finali. Mentre i due discutono, la figura misteriosa incappucciata si avvicina alle prigioni, rimanendo in penombra. Jade chiede al cavaliere appena rivelatosi di andare via da lì, poiché serve un permesso speciale per entrare in quella sezione. Il nuovo nemico però si presenta come ex cavaliere di Lyonnes, rivolgendosi ai ragazzi come suoi junior, la generazione successiva alla sua, e niente poco di meno che il cavaliere con il visore a stella. Capendo la gravità della situazione, Jade libera Kion e gli restituisce il suo scettro. Il cavaliere del caos rivela di sapere della presenza di un altro cavaliere accusato di essere una spia pochi giorni prima, risidente in quelle prigioni, e il suo obiettivo è proprio quello di recuperarlo, e con la preparazione del suo attacco termina il capitolo. Il fulcro di questo capitolo non è la battaglia dei tre, quello arriverà sicuramente dopo, ma è l'arrivo del cavaliere a stella per portare avanti finalmente la trama. La fantomatica persona che Lancelot cerca ormai da ininterrotti capitoli e cronologicamente forse anni è finalmente qui, e non sarà per niente semplice affrontare questa situazione. Nell'ultima tavola si vede palesemente la presenza dell'effetto di ghiaccio di Nakaba e sappiamo tutti chi è l'ultimo personaggio rilevante rimasto ad utilizzare il ghiaccio naturalmente e singolarmente. Il cavaliere dal visore a stella è stato davvero telefonato, come sta accadendo troppo spesso, che premia sì l'unire i puntini ma allo stesso tempo non ti fa cervellare. Di nuovo ci siamo aspettati qualcosa di grosso e pesante da predictare, di nuovo frantumando le nostre aspettative. Forse siamo noi, l'abbiamo già detta questa cosa, ma c'è bisogno anche di cose più velate e inaspettate. Siamo contenti di azzeccare le cose quando uniamo i punti e gli indizi, ma non così. La teoria su questo cavaliere bazzicava da mesi, ci è stata appuntata nei commenti citandola anche, ma in cuor nostro non speravamo fosse quella persona perché renderebbe una morte molto più pesante da digerire. Jericho è praticamente al 100% il cavaliere col viso da stella. E speriamo il suo background con Lancelot e la visita al lago diano giustizia a questa cosa, perché sfortunatamente il sensei ha creato un Lancelot 2.0 dal nostro punto di vista. Vedremo sicuramente lo scontro fra i due, ma non nell'immediato, tipo 1-2 capitoli, facciamo anche 4-5. Arthur si è perso per strada invece, non dando nemmeno un panel dove sta effettivamente viaggiando, e tutto il resto riguardante il capitolo 70 arriverà con il video dedicato, anche perché sarebbe spoiler in questo momento. La cosa più sorprendente di questo capitolo invece è stata il cambio repentino di Kion, che da essere banalmente il traditore più palese dell'opera è passato allo scettico pessimista più cronico che possiamo avere. Persino Jade lo definisce fin troppo negativo. L'interazione fra i due ci è piaciuta un sacco e ci ha fatto capire il legame che hanno instaurato nel tempo, che anche essendo amici d'infanzia non lasciano da parte i doveri, in particolare Jade che non ci ripensa due volte a tenerlo a bada o liberarlo in base alla situazione, rivelandosi molto versatile e serio in ciò che fa. Questo è stato abbastanza inaspettato, infatti ci ha fatto molto piacere. Non è che l'opera deve essere twist su twist su twist su twist, però queste cosine arricchiscono un sacco. Noi con questo concludiamo il video, ci rivediamo al prossimo ovviamente, state sintonizzati perché arriverà anche roba di Record of Ragnarok, non nell'immediato, quando verrà più comodo, però arriverà, stiamo giusto scegliendo cosa fare, cosa non fare, recuperare dei capitoli, rileggere,
comunque serve tempo, come sapete. Vi ringraziamo per la visione, vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attiva la campanella se l'avete fatto e seguici su Instagram e Community, dove mettiamo gli aggiornamenti per tutti i video che usciranno. Su Instagram c'è anche il servizio di grafica, ve lo ricordiamo, c'è tutto quanto lì per le informazioni. Potete chiedere anche in direct. Grazie per il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!